Ciao ragazzi, io sono Red, bentornati in questo nuovo incredibile video. Se mi vedete un pochino provato, stanco e con voce cassonata è perché vengo da 3 giorni di morte cerebrale e fisica. Sto ovviamente scherzando, sono stato un pochino raffreddato e quindi ho la tosse così. No, non è Covid. Non è Bonovox. Tranquilli, sono tornato al 100% della forza, quindi partiamo con questa nuova incredibile recensione. Oggi parliamo di una pistola che, sempre grazie al solito grande videogioco, ovvero MV3, io e il buon War adoriamo, e in particolare adoriamo questo modello perché VE si è superata. Stiamo parlando della P99, è ovviamente una replica della pistola originale fatta dalla Walther, la riconoscete dai soliti tagli sia dell'impugnatura che della parte superiore e anche di questa parte retro qui, molto molto bella. Questa è la P99 della VE. In particolare questa è una pistola VE veramente ben fatta, accessibile anche per il costo, che ha una serie di features molto interessanti che non avevamo ancora visto su una pistola, ma ne parliamo dopo la sigla. Partiamo parlando di peso, lunghezza, bilanciamento della pistola, ergonomia e materiali. La pistola pesa la bellezza di 700 grammi per 180 mm di lunghezza. Devo dire che è ben bilanciata perché quando la prendete in mano sentite che non va a pesare né troppo davanti né troppo dietro, grazie anche alla protuberanza posteriore tipica delle pistole della Walther, che tra l'altro abbraccia veramente bene la mano. Per quanto riguarda i materiali, troviamo la parte inferiore interamente in polimero, il dorsalino che trovate qui dietro, ne sono presenti due in confezioni di varie misure per adattarlo alla perfezione alla vostra manina, è gommato invece, quindi è una plastica più morbida, più dolce sulla mano dell'operatore rispetto al polimero che è bello sturdi e duro dell'altra parte. Un'altra cosa che ho apprezzato molto è il pattern che possiamo trovare qui, che come vedete è fatto bitorzoluto tipo le rane, però è molto piacevole, vi si blocca in mano senza dare quell'effetto carta vetrata che hanno altri pattern per evitare lo scivolamento della mano, termini aulici. La parte superiore invece, come potete vedere, è in metallo, a questo giro è un metallo veramente ben fatto, come potete vedere si rifà il modello titanium. Veramente molto bello, riflette la luce e dà un effetto molto più realistico alla vostra replica. Paragrilletto molto interessante, ha questa forma che potete vedere che viene leggermente in su, giusto dove dovete andare a premere il grilletto. Devo dire che mi è piaciuta veramente tanto. Per quanto riguarda il caricatore, e dopo parleremo anche dello sgancio caricatore, perché a sto giro farò un War Rage tutto mio. Troviamo un caricatore Green Gas da 21 colpi, abbastanza carino, è il vostro solito caricatore VE, non ha accortezze particolari, fa quello che deve, ci piace anche per questo. Per quanto riguarda i macro elementi della pistola, questo è quanto. Andiamo adesso a vedere invece tutte le piccole features particolari che ci sono, e vi devo dire che sono parecchie e molto interessanti. Ve la avvicino ulteriormente in modo tale che possiate assaggiarne la bellezza e le particolarità, ma andiamo nello specifico. Prima cosa degna di nota è questo bellissimo pallino rosso che funge da indicatore di armamento della pistola. Si può dire indicatore di armamento? Ditemelo nei commenti. Sostanzialmente quando andiamo a scarrellare, come potete vedere, il pallino è venuto fuori. Questo sta a indicare che la pistola è carica, quindi se noi andiamo a premere il grilletto, questa andrà a sparare. Se volessimo andare a disarmare adesso però la pistola, che altrimenti andrebbe a sparare, visto che non abbiamo una sicura, dovremmo fare la solita cosa che siamo abituati a fare, ovvero rimuovere il caricatore e andare a premere il grilletto. Su questa pistola però c'è un sistema molto più intelligente e soprattutto molto più realistico, che viene appunto preso dalla P99 originale della Walther. Troviamo questo pratico tastino giusto davanti alle tacche di mira posteriori, e una volta che la pistola è armata, mettimela a fuoco, la pistola ovviamente è armata, potete vedere che il pallino rosso è venuto leggermente in fuori. Se noi lo premiamo e andiamo anche a premere il grilletto insieme, la pistola si disarma senza però andare a sparare. Quindi se io adesso carico la pistola, se vado a sparare questa andrebbe a sparare, in questo modo è di nuovo armata. Ovviamente se io la voglio disarmare con caricatore inserito senza andare appunto a sparare, anche con una sola mano mi basta andare a premere col pollice il tasto qua sopra e poi il grilletto, e questa si disarma. Feature molto interessante, non l'avevo ancora vista su altre repliche da soft air, quindi complimenti a VE che ha inserito questa cosa, non era necessario ma l'abbiamo apprezzata, soprattutto perché sono un gaff del realismo. Quindi un'altra cosa interessante è la leva di rilascio del caricatore, perché non è questo giro un tasto ma è proprio questa levetta che trovate qui, è ambidestra, quindi è presente da entrambe le parti e funziona in questa maniera. Quando noi vogliamo andare a mollare, rilasciare quindi il caricatore, ci basta, lo devo far vedere da questa parte, con il pollice
pollice della mano con cui impugniamo, mettimi a fuoco qua, andare a premere in questo modo il caricatore, poi viene via. A mio parere questo sistema ha due vantaggi positivi, ma anche un vantaggio negativo, ma ne parliamo dopo. Un'altra cosa particolare è il metodo per andare a liberare il carrello dalla parte inferiore della pistola, ovvero ci basta andare a tirar giù questi due dentini e poi andarlo a sfilare, simile al sistema utilizzato con Glock. Non mi soffermo più di tanto sugli interni perché sono i soliti interni VE, non hanno particolarità incredibili, è una pistola, come ho già detto, a green gas, quindi funziona con caricatori green gas, non è possibile utilizzarla con CO2 per ovvi motivi, ha un op-up regolabile, ci basta andare a smontare il carrello superiore e poi dopo andarlo a girare come in tutte le pistole VE. Quello che è già più interessante secondo me di questa pistola è l'utilizzo da un punto di vista pratico, quindi come vi sta in mano e come riuscite a operarla e maneggiarla, ed è quello di cui parleremo adesso. Parleremo infatti adesso di come la potete andare a impugnare, come queste leve che sono state poste in maniera differente vanno a inficiare sul vostro utilizzo di essa. Una cosa che non mi ha fatto impazzire è che nel momento nel quale siamo in puntamento e vogliamo andare a sparare, se volessimo rimanere in puntamento senza rimuovere il serbatoio, il caricatore, e andare a prendere un altro caricatore e portarlo alla pistola per fare un cambio caricatore rimanendo con la pistola sempre carica, questo non è possibile, perché per andare a sganciare il caricatore con questo sistema a leva dobbiamo andare da puntamento, quindi con un bersaglio dove stiamo appunto tenendo la pistola dritta, a girarla con l'altro caricatore in mano per girare la mano e andare a premere lo sgancio. Fare lo sgancio, cambiare caricatore e poi tornare in puntamento. Questo è un pochino un problema perché non possiamo mantenere la pistola dritta e questo giro ci fa perdere del tempo. Sono cose minime, a questo giro trovo io il pelo nell'uovo, però per una volta posso fare rompicoglioni e quindi lo faccio. Ha sicuramente anche dei vantaggi, per esempio noto che molte persone a cui metto in mano Glock, per citare la prima cosa che mi viene in mente, subito fanno cadere i caricatori, perché prendendola in mano, non avendo ancora imparato la posizione perfetta delle mani, vanno a premere sul tastino di sgancio del caricatore, quindi molte volte sono in puntamento e bam, caricatore da 20, 30, 35, 45 euro che vola per terra, si sminchiano le valvole e ciao mare, ci vediamo la partita prossima. Con questo sistema non avviene, perché avendo la leva che è praticamente tutto parte del paragrafo, il letto è veramente molto difficile andarci a prendere contro e quindi fa sganciare il caricatore. Finendo di parlare di ergonomia, trovo che anche se Glock con la sua generazione 5 per me, con me soprattutto, trova la maggiore ergonomia possibile, questa qui sia fatta veramente molto bene, sia per il pattern dell'antiscivolo per così dire, sia per la parte gommata qui dietro che abbraccia veramente bene la mano, non ce la va a scartavetrare, e in generale tutta l'ergonomia fa sì che le dita trovino il loro posto subito senza dover fare quel tipico ciclo di rodaggio con la pistola dove dobbiamo aspettare un po' di tempo per imparare appunto a tenerla in mano come deve. Parliamo brevemente dei loghi, che sono praticamente nulli in quanto non è su licenza, quindi non troveremo loghi originali della Walther. In compenso troviamo qua e là dei loghini della VE da entrambe le parti sull'impugnatura, come potete ben vedere, e soprattutto uno dei miei preferiti, Wet, perché questa pistola vi fa bagnare. Numero di serie, calibro della pistola messo sullo sportellino, questo giro però è quello vero che ho apprezzato, quindi 9x19 mm, un tocco di realismo che non guasta se devo essere sincero, al posto di trovarci il vostro solito 6mm che rovina un po' l'estetica di una pistola, tra l'altro fatta abbastanza fedele all'originale, quindi l'ho apprezzato. Solite scrittine, attenzione, questa è una replica, e poi dopo Made in Taiwan, due scritte che vanno un po' a rovinare le belle scritte che ci sono sullo sportellino, ma non si può avere tutto. Concludo dicendo che le tacche di mira sono fatte abbastanza bene, non mi hanno fatto sicuramente impazzire come mi hanno stupito altri tipi di tacche, sono tipiche tacche in metallo fisse con pallino bianco, si poteva fare secondo me un pochino di meglio, avrei preferito spendere qualche soldo in più visto che già costa abbastanza poco per avere delle tacche un pochino migliori. Io sono contro i pallini bianchi, War mi ha appena fatto il cazziatone perché dice ce li hanno tutti i pallini bianchi, io sono contro i pallini bianchi, voglio le tacche catari frangenti col tizio qualunque. Col trizio qualunque, ok? Oggi non lo fai, Warrior, te lo dico io che non lo fai. Settimana scorsa hai avuto il tuo momento, hai avuto il tuo momento di gloria sotto il riflettore con i Komodo, Tony Stark e tutto il resto, adesso tocca a me. Un'accensione full red. Torniamo ai bei vecchi tempi. Make Monopoly Soft Air great again. Quindi, cosa penso di questa pistola? Mi piace veramente tanto. Ho dei déjà vu
di quando stavo recensendo la P01, cioè una pistola abbastanza economica che però a sto giro come estetica è molto più accattivante di una P01, che spara veramente bene e ha un costo molto contenuto e offre delle prestazioni che sono nella media per una pistola low budget quasi. Voi ha capito che una delle sue tattiche vincenti è vendere pistole di fascia bassa con prestazioni nella media, quindi ottimo, un rapporto qualità-prezzo alto, perché ovviamente le due cose si vanno a compensare, e questa linea di prodotti VE ci piace veramente tanto, perché permette soprattutto a chi si deve avvicinare al mondo del software di prendere una pistola senza spendere 3.000 euro e avere comunque delle prestazioni perfette in modo tale da poter competere con tutti gli altri. L'altra cosa che piace molto personalmente a me di VE è che tirano sempre fuori delle pistole leggendarie, a parte ovviamente tutta la loro serie Glock, di cui non siamo grandi fan. Quando fanno queste cose e tirano fuori pistole a cui soprattutto i fan di questo mondo sono affezionati, fanno veramente delle cose buone e raramente deludono. Quindi questo è sostanzialmente quello che volevo dire. È una pistola tra l'altro perfetta, vi aggiungo proprio in coda, aggiunte su aggiunte, che è perfetta se volete cominciare, perché cominciate una pistola che funziona bene ed è pure figa. Cosa volete di più? Oh, siete matti. Bene, la recensione può finire qui, spero di avervi divertito, spero di avervi strappato un sorriso, ma spero soprattutto che andrete a controllare in descrizione, perché ci sono un sacco di link molto importanti. Primo di tutti quello per acquistare questa pistola direttamente sul Monopoly Software Shop, link in descrizione, che è il negozio che ovviamente mi sponsorizza e mi permette di fare tutte queste incredibili recensioni. Trovate anche il suo Instagram e soprattutto il mio Instagram, passate da entrambi, è importante. Inoltre vi ricordo che essendo sabato ci sono 6 incredibili prodotti quasi in sottocosto, quindi potreste trovare qualcosa che cercate da una vita a un prezzo veramente ridicolo. Qui da Red è effettivamente tutto, io vi ringrazio di essere stati qui con me, noi ci vediamo mercoledì con un nuovo incredibile video. Stay angry! Io sono contro i pallini bianchi.